Sono saliti a 38 i casi di persone positive al coronavirus in Toscana, 19 dei quali riscontrati nelle ultime 24 ore. Dei primi 19 casi, 3 sono quelli clinicamente guariti, dimessi dopo il ricovero in ospedale, 2 a Firenze e 1 a Prato, stabili tutti gli altri. I nuovi pazienti positivi al virus Covid-19 sono stati rilevati nei territori di tutte e 3 le ASL toscane, mentre salgono a 1027 le persone in isolamento domiciliare in tutta la regione. Intanto il presidente della regione toscana Enrico Rossi, con 2 nuove ordinanze, ha disposto l'attivazione dell'unità di crisi regionale per il coronavirus e ha attivato nuove misure per proteggere gli ospedali e prepararli a gestire l'emergenza. Mascherine per tutti gli operatori ospedalieri, stop agli accessi in ospedale per chi ha sintomi influenzali e sospensione degli interventi chirurgici programmati per liberare fino a 100 posti letto di terapia intensiva. Noi con questo provvedimento riduciamo a un quarto l'attività complessiva dei nostri ospedali, allo scopo di rendere disponibili i posti letto di terapia intensiva, ridurre la pressione sull'ospedale. Naturalmente gli ambulatori funzioneranno anche questi telefonicamente, naturalmente gli ambulatori che devono essere fatti per persone che ne hanno effettivamente bisogno saranno fatti, applicando mano a mano questo criterio della setticità del percorso. Il presidente Rossi si è rimesso al governo per gli ulteriori provvedimenti da assumere. Insieme all'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi ha ricordato le regole di base per evitare il contagio da coronavirus: stare a casa e chiamare il medico senza andare in ospedale in caso di sintomi sospetti, lavarsi le mani più volte per almeno 60 secondi ed evitare i luoghi affollati.